Sì, adesso me li dà, mi sa. No, è già confermato. Sembra di sì. Comunque dagli un controllino anche tu. Ha sbagliato a chiamarla. Vediamo. Oggi due appuntamenti, va bene? Grazie, grazie, salve, salve. Poi provo lo stesso a girare e vedere se funziona, eh. Anzi, lo faccio subito, guarda. Provo a far così. Dimmi se cambia qualcosa. No, non cambia niente. No. Addirittura me lo... No, cambia qualcosa se lo giro? Dovrei farlo adesso, guardalo qua, vedi? No, devo restare per forza così, però vabbè, adesso tanto vedo di nuovo i commenti e vedo... Perché l'ultima volta non so cosa è successo, quando facevo le dirette non vedevo più niente, né commenti né altro, niente. Perciò la gente magari commentava e io non vedevo nulla e perciò non sapevo... Cioè, facevo la figura del maleducato che non rispondeva, ma d'altronde non vedevo i commenti. Comunque, che tanto, sarebbe bello anche riuscire a poter condividere già tu dove vuoi. Invece, a parte che qua cosa c'è? Questo cos'è? Vediamo. Tanto sono tutte prove. Ah no, invita amici. Facciamo così, invito lei. Così magari va a condividere nel gruppo. No? Ah. Vabbè, tanto sono tutte prove, perciò ho fatto su già i miei pasticci. Comunque facciamo vedere qua il tributo Ferrari. Guarda, l'hai frappata o è... Boh. Adesso andiamo a vedere subito. Che bellina. Oh, non ci sto manco dentro nel telefono qua. Facciamo vedere il... Ecco, bravo, te intanto che faccio qualche diretta, te fai qualche foto così almeno riusciamo ad avere tutto. Facciamo una piccola carrellata. Delle Ferrari presenti al tributo che partono prima della Mille Miglia, che anticipano. Che bellina anche questa qua, dai. Ok. Abbiamo appena passato prima della diretta due belle Monza SP1 e SP2, ma non si vedono perché la diretta l'ho iniziata dopo. Togliendo niente,
togliendo niente all'altro. Noi siamo arrivati in fondo. Direi che come una piccola anticipazione di quello che accadrà oggi con la Mille Miglia Storica, ve lo stiamo facendo vedere. Poi dopo faccio la diretta proprio da quando partono e vediamo se riusciamo a fare tutta la giornata in diretta, magari postando la diretta direttamente nel gruppo di Passione Motori Be Different. Belline, eh? Madonna, una più bella dell'altra. Visto la targa qua? Zwa! Quando si accende? Zwa! Per me la Mille Miglia Storica, anche se qua di storico non c'è molto, però inizia da qua. Questa è nuova di parte. Questa è nuova di parte, tra l'altro italiana. Targata italiana, però dai, un po' di targhe italiane se ne vedono. Sì. Quella lì mi piace a me. Bella, sì. Quella lì mi piace molto. Oh, ciao Simo! Ciao poveri! La Ferrari nasce rossa. A me. Vediamo se riusciamo a ritornare giù alle due Monza. Così abbiamo fatto comunque l'anteprima, sì. Ce la siamo già un po'. Vedi perché io vengo sempre prima qua, così almeno qua te la godi un attimino di più. Vero. Non sei in mezzo alla Marmaglia, che anche senza Covid comunque non amo. Perciò sei già più tranquillo, te le godi un po' di più. Questo è un colore che non si vede in giro al fotone. Ma secondo me è frappata lì. Sì, secondo ma è quella blu. Queste due sono. Anche questa. Così è bello da vivere i motori. La tranquillità, se ci fosse qualche motore acceso sarebbe proprio la colonna sonora perfetta. È di là che c'è l'acceso. Ma ogni tanto adesso quelli li stanno posizionando, perciò. Poca gente in mezzo, però è bellonino anche questo color qua, un po'. Dai. Randolph. Penso che non ci siano l'orale. Le Mercedes l'anno scorso c'erano anche quelle, però non sto seguendo molto. Ah, mi sono preso su anche il braccino stavolta, mi sono organizzato perché già mi sta andando in cancrena al braccio facendo questa passeggiata. Oh, che bellina. Passata alla fabbrica del cioccolato. Svizzero. Oh, noi siamo pizza e mandolino e loro sono la fabbrica del cioccolato. Che caspita. Oh. C'è al minimo che non si sente, ma quando quando mette l'acceleratina. Quando mette il race che inizia a sentirle queste. Mamma mia. Oh. Questo però poteva lavarlo un attimo, poveretto. È andato proprio a tedesco. Oddio, la macchina va vissuta, eh. Vabbè. Però pulita è un po' più bella. Lo dice uno che c'ha la macchina arrugginita. Ecco. Perché pulita è più bella. Eh beh sì, fa più ruggine. Quando la lavi, capito? Capito? Marai! Oh, buongiorno! Buongiorno, perfetto! Ma girare, ma sono venuto a vedere il lago! Ah. Sono venuto a fare un giro al lago, ho detto un po' che mi manca, visto che vivo.
però quella sponda qui la conosco poco io. Ma sì, ho detto, sai, c'è. Vabbè, di là anche quella, eh. Ma guarda che anche Desenzano però. Sì, fino a Simeone, è bella, dopo la Gardesana nostra è migliore. Dopo dipende dai gusti anche lì, perché in realtà il nostro lago ci regala tutto, perciò abbiamo questa fortuna qua. Esatto. Come sta andando? Bene, manca ancora uno o due, poi ci sono tutti. Ah, buono, perfetto. Solo che quest'anno c'è solo la Ferrari, non ci sono Mercedes. Ne stavo parlando prima, infatti, allora mi confermi questa cosa. Però mi hanno detto che non ci sono, dopo notizia all'ultimo minuto, dopo non lo so. Vabbè. Però penso che... No, ma sarebbero già qua. Esatto. No, no, arriverebbero più tardi, perché loro vanno in coda al... Ah, in coda? Loro sono in coda, no, sono in coda alle Ferrari, per cui... Ah, certo, più tardi arriverebbero. Quando è che partono le Ferrari? Un quarto alle due. Ah, neanche tanto prima della... Vabbè, l'altra parte alle... due e mezza a Brescia però. Ah, non le due? No, a un quarto alle tre parte. Ah, di... A Brescia. Avevo letto le 14, ho sbagliato a leggere qualcosa. Partono un quarto alle tre da Brescia, per cui arrivano qui verso tre e mezza, qui a tre Sono già andati questi qua. Anche perché quelli lì partono, penso, ogni 30 secondi, questo partono ogni 20. Quindi un minuto ne prendi a tre. Infatti. Sono 80, per cui in 25 minuti ci sono tutti e tutte. Poi schiacciano un attimo e si aggiungono. Beh, adesso partono con l'adrenalina, poi dopo si stancano a metà strada. Poi cominciano a cercare gli autogrill. Anche. Ma dopo vanno perché devono recuperare. Perlomeno per chi parte per il tempo, chi invece parte per la passeggiata, chi parte per vincere, allora no, deve stare attento. Deve stare... Vabbè, va, andiamo a fare un giretto, dato che c'è ancora poca gente. Ciao Marai! Ci sarà resa oggi. Speriamo, va, con lui me ne godo di più. Ciao! Sì, in effetti presumo davvero non ci sia resa, proprio per il fatto anche che comunque siamo a ottobre, comunque gente... Forse certo. è più a Brescia sì. Forse. Poi ma c'è anche quello del posto comunque, cioè diciamo... Vabbè! Ma tanto poi se passano anche di qua, è bello vederle anche lì, se passano di qua. Ma noi ci mettiamo giù lì in fondo e ce le vediamo tutte. Così qui. Magari c'è il rischio che ci sia davvero ancora meno gente. Perciò se vogliamo fare anche una diretta. L'hai visto? Poi devo dire che sebbene ci sia la giornata un po' grigia, mettiamola così, comunque fa caldolino, eh? Facciamo vedere anche qua. Belline. Bello questo qua, è un verde, non so se si vede dallo schermo, però è un bel verde proprio, un bel verdone, diciamo così. Foto di rito, ecco, torniamo a... Così. Poi quando partono faremo bene la diretta, belli posizionati, magari meno tremolanti. Adesso l'ho improvvisata un po' anche per fare un paio di prove con questo telefono. Sento odore di bruciato. Hai bruciato il telefono? No. Sento odore di bruciato. Cazzo. Aspetta. Che c'è? No, controlla se era il mio telefono. Brisa, davvero. Come si dice, l'iPhone fa che il brisa. Il brisa davvero, no? Eccoci qua. Comunque sono, diamo due dati, sono un'ottantina. Però è bello quel grigio, quando l'avevo notato. Un grigio verde, cos'è? Dallo schermo non si nota però il colore. È la California Ma
peccato che dallo schermo però non si nota bene, cioè non si vede bene il colore in realtà. Peccato. Andiamo a vedere le due chicche giù in fondo. Questa qua è una delle più belle. Pini in farina. Comunque stavo dicendo, un'ottantina di Ferrari partenti. Adesso qua c'è un momento di, diciamo, vedere il lago di Garda, il nostro magnifico Desenzano. Porticciolo, possiamo vedere che siamo comunque... Eccole là le due. Guarda, vedi, si sta ancora. Ancora preparativi. Eccola qua. Sì, li sto vedendo. No, fortunatamente. Ho controllato perché. Fortunatamente. Non so, si vede che era andato in tilt quella volta là il telefono, allora. Perché non vedevo più niente. Ah, che bellina questa. SP2. E qua esce più uno. Guarda che roba. È ciliare, eh? Guarda. Come vedi, impostazione carbonio a vista. E qua siamo arrivati alla partenza. Adesso facciamo due foto e poi aspettiamo il momento della partenza, che faremo la diretta. Ovviamente, se volete condividere, condividete senza alcun problema, è tutto libero qua. Ecco qua. Siamo abbondantemente sopra, c'è più vicino. Ecco qua. E eccoci arrivati alla prima. Ma non c'è le banane dentro. Ancora fame. A questo punto. Direi che al momento da Desenzano è tutto. Ci rivediamo dopo alla partenza. La partenza facciamo una diretta, perciò partono a 13:45, questo è il dato che ci è stato dato da qua, e poi dopo ci seguiranno la mille miglia che parte da Brescia. Vabbè. Come si dice? Passione motori, be different. A dopo.